Invece bisognerebbe lavorare, come suggeriva il consigliere De Martino, con le nostre start-up che abbiamo brillantemente accompagnato, visto anche gli inviti che hanno ricevuto alla Fiera di Toronto, alla Fiera in Cina, con grandi fondi di investimento che vogliono investire in quella direzione. E quindi stiamo creando una diversificazione economica che va anche verso la blue economy, intesa in un modo più largo, creando occupazione e presenza reale di diversificazione economica sul territorio. Si potrebbe invece studiare un sistema di rimpianto all'interno delle nostre marine subacquee, ma richiede dei grandi investimenti, e per questo si potrebbero intercettare misure a seguito dell'intervento dell'università, con la quale abbiamo un protocollo e una collaborazione sinergica che sta producendo già notevoli frutti. Abbiamo meno chiacchiere, fatti più concreti. Cosa dovete fare per togliere la Poseidonia? Cosa dovete fare? Perché mi stai facendo un giro di parole. Consiglieri, non fuori microfono. Consiglieri, non fuori microfono. Perché se aspettiamo qua le elezioni accademiche, la gente rimane nel degrado. Consigliere, per favore, facciamo finire l'intervento. Ridiamo la parola, ridiamo la parola al consigliere Walter Musillo. Vorrei anche sottolineare che già nelle scorse sedute... Consigliere, faccia finire però. E si do lo mai, non faccia inizia a spiegarmi cosa deve fare per togliere la Posidonia. È un ragazzo per bene, non faccia il maleducato. Finire. Io devo dare risposte ai cittadini, lei le deve dare, non a me. E le risposte le vede con gli operatori che stanno spostando la Posidonia. La consigliera Fornaro aveva già proposto ed è stato approvato un progetto di rivalutazione e riqualificazione della Posidonia, che sta portando avanti anche brillantemente attraverso i rapporti e l'ausilio della regione che sta per finanziare il procedimento, così come il consigliere Fiusco che si occupa della risorsa del mare, stanno già intervenendo da questo punto di vista. Grazie. Facciamoci un giro insieme, vice sindaco, e sentite cosa dicono i cittadini, che non ne possono più.